Daniele De Rossi rimarrà in Italia. Daniele De Rossi rimarrà in Italia. La notizia è abbastanza fresca, è arrivata più o meno ieri sera e è cominciato appunto ad uscire su tutte le maggiori testate giornalistiche italiane. Ieri sera non ho avuto l'opportunità di pubblicare questo video perché c'erano vari post partita. Ve ne parlo oggi con tutte le incazzature che questa notizia ci porta. Perché, ragazzi? Perché ancora una volta c'è la dimostrazione dietro e ce lo dimostrerà anche sul campo di come la società, in modo barbino, in modo stupido, ha trattato una bandiera giallorossa che comunque ha tutte le capacità e le qualità per rimanere un calciatore del nostro torneo. De Rossi rimarrà a giocare e rimarrà a giocare nella nostra Serie A. Ci sono tantissime pretendenti a partire dalle due milanesi, Milan e Inter, l'Inter che comunque con la Champions potrebbe utilizzare Daniele De Rossi, anche perché sappiamo l'amore viscerale che c'è da parte di Antonio Conte per il mastino, per il mediano giallorosso, passando per il Milan, che comunque un giocatore come De Rossi in mezzo al campo se lo metterebbe volentieri, per non dimenticare un po' poi tutte le altre di Serie A. Si sta parlando insistentemente della Sampdoria, sappiamo Ferrero che comunque è cotto di De Rossi, quindi insomma un giocatore come De Rossi in mezzo al campo anche per la Samp farebbe comodo. E poi quelle squadre un po' più curiose, che destano un po' più di curiosità, si parla dell'Atalanta, per dire, che andrà a fare la Champions League, ha bisogno di un giocatore in mezzo al campo che gli dia esperienza, quindi ok Freuler, ok De Rune, ma De Rossi potrebbe aiutare la squadra di Gasperini. E poi ce ne sono tantissime altre. Un'altra, per esempio, potrebbe essere la Fiorentina, famosa negli ultimi tempi, negli ultimi 5-6 anni, per prendere giocatori che comunque a Roma vengono messi alla porta. Vedi su tutti un Alberto Aquilani, ma vedi, ce ne sono stati veramente tanti, e poi finita la carriera a Roma hanno cercato fortuna a Firenze. E Commisso, che è il nuovo presidente della Fiorentina, sta un po' cercando di fare quello, di portare a Firenze giocatori con un nome importante. Si è parlato, ok, di Badel, ma si è parlato anche di Biglia, si è parlato del ritorno di Borja Valero, quindi insomma sta cercando di portare nomi altisonanti per la piazza, che però ci abbiano una certa età, quindi che non si vada a spendere tanto. Sinceramente continuo a rodermi il culo, perché io, ragazzi, vi ripeto che De Rossi a Roma avrebbe potuto fare la differenza. Abbiamo un Zonzi, ragazzi, ribadisco, più capelli che talento. Un Zonzi, ragazzi, lento, di comprendonio, 30 milioni di euro, santo Dio. Poi dice, non si fa Arachiri da solo. E comunque tu decidi di cestinare De Rossi per responsabilizzare Nzonzi. De Rossi rimarrà in Italia e ti dimostrerà ancora una volta che aveva tutte le carte in regola per giocarsi il posto da titolare. Sinceramente mi rode parecchio, perché anche quest'anno vedrete che vi dimostrerà di poter essere un giocatore che a Roma avrebbe potuto fare la differenza, e invece lo perdi per tua volontà, lo perdi in modo stupido, lo perdi così, a parametro zero, e vedete che anche quest'anno dimostra di saper fare la differenza. Resta a Roma De Rossi. Io, ragazzi, non ce l'ho con lui. Tra l'altro, non so se vi ricordate, quando i tifosi della Roma andarono a fare la protesta a Trigoria sotto la sede, De Rossi disse: io, ragazzi, non ci posso fare niente, l'unica cosa che posso farvi è, se voi me lo chiedete, io dico basta, smetto di giocare per voi. I tifosi della Roma gli dissero: no, non scherzare, se tu te la senti puoi continuare, continuerà a farlo in Italia. Sarà un colpo al cuore vederlo con un'altra maglia, però purtroppo quando c'è una società di merda, perché è questo che c'è a Roma, e allora ti prendi tutto ciò che poi arriva insieme alla palata di merda che porta pallotta dentro al furgone direttamente dall'America. Fateci sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Aspettiamo lui di sapere dove giocherà, poi dicevano io ero del culo. Vi ringrazio di aver visto questo video, regà, boccia la lalla, tanti mi piace, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Daniele, te voglio bene, pure se sceglierai l'Inter, il Milan, chiunque, qualunque cosa scegli, comunque te voglio bene. Ciao.